A settembre partirà la terza edizione del Grande Fratello VIP, tra i nomi accreditati anche Manuela e Sergio Arcuri e Giulia Salemi. A settembre riaprirà la casa più spiata d'Italia con la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Il programma sarà condotto anche quest'anno da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Tra i primi possibili nuovi inquilini della casa di Cinecittà potrebbero esserci Francesco Monte e Enrico Silvestrini. Spuntano i primi possibili nomi dei concorrenti del Grande Fratello VIP. Attualmente non è possibile conoscere i nomi dei concorrenti ufficiali che varcheranno la soglia della famosa Porta Rossa di Cinecittà. Indiscrezioni attendibili, però, iniziano ad insinuarsi con forza. Il sito d'Agospia ha asserito che potrebbero fare parte del cast del nuovo Grande Fratello VIP 3 Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, e il conduttore e attore Enrico Silvestrini. Quest'ultimo, grazie al seguitissimo programma Mediaset, potrebbe varcare la Porta Rossa e rientrare nel mondo dello spettacolo dopo anni di lontananza. L'ultima apparizione in televisione dell'attore risale a gennaio scorso, ospite di Nicola Savino a 90 Special. Enrico Silvestrini negli anni 90 era un conduttore molto popolare su MTV e nel 2007 aveva presentato con Elisabetta Canalis e Giulio Golia il Festival Bar. Silvestrini ha lavorato molto anche nel cinema, sua grande passione. Tra i film a cui ha preso parte si annoverano L'ispettore Colliandro, Ricordati di me, L'ultimo bacio e molti altri. Attualmente lavora in un'emittente radiofonica del Lazio. L'ingresso di Francesco Monte nella casa, dopo il caso Cannagate che ha infiammato la scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, potrebbe significare per l'ex tronista la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico, recuperando l'occasione persa o l'Isola dei Famosi. Manuela Arcuri tra i possibili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP. La Porta Rossa di Cinecittà potrebbe essere varcata da Manuela Arcuri in coppia con suo fratello Sergio, che però ha smentito la notizia. Sergio ha affermato che la sorella non se la sentirebbe di staccarsi per troppo tempo dal figlio Mattia. Un'altra papabile concorrente potrebbe essere Giulia Salemi, ex concorrente di Miss Italia 2014, edizione in cui ha conquistato le fasce di Miss Sport Lotto Emilia Romagna e Miss Sorrisi e Canzoni. Giulia Salemi aveva fatto molto scalpore in occasione del Festival del Cinema di Venezia nel 2014, indossando sul red carpet un abito estremamente sexy. Ora non ci resta altro da fare che restare in attesa di conferme ufficiali e nuove indiscrezioni sui possibili inquilini della casa del GF VIP 2018.